Buongiorno, allora ieri raga vi ho abbandonato perché sono andata, mi sono lavata i capelli perché più che altro allora ho fatto questa riflessione. Io di solito quando andavo dal parrucchiere in Italia c'hanno sempre i capelli più luridi del mondo perché da sempre io mi ricordo questa cosa, non so se c'è un fondo di verità, probabilmente sì, che soprattutto quando devi fare decolorazioni, tinte, però questo vale più che altro sulla parte della cute vera e propria, però vabbè dettagli. È meglio andarci con i capelli sporchi perché così non ti brucia, ti brucia comunque di meno, essendo che c'è più, chiamiamolo, grasso sulla cute e quindi fa un po' barriera di protezione piuttosto che un capello bello lavato. Qui in Corea mi prende l'ansia perché sono sempre tutti così perfettini. Se ci andavo col capello zozzissimo, no. Quindi non ho calcolato bene i giorni e li ho lavati ieri. Quindi ho solo oggi per godermi i miei capelli puliti perché domani appunto devo andare al parrucchiere. Poi comunque verrete con me, eccetera, eccetera. Comunque qui abbiamo una sonnato Ami. È vero? Ah, te ne sei accorto la videocamera. Tra l'altro, io ho portato delle salviette per pulirlo dall'Italia. Raga. Non lo so, cioè sapete come quando tipo le persone si mettono i profumi addosso e prendono delle fragranze diverse? Io sono ossessionata. Mamma mia, che poi lui è sempre profumato. A parte perché io lo pulisco sempre, ok? Cioè lo pulisco sempre, pulisco il giusto, insomma, se no sembro una tipo che non so, gli spazzola pure in mezzo alle dita. Però la sua pelle proprio ha un odorino, mi giuro. Penso ognuno con i propri cani, non lo so, non ci ho mai fatto caso effettivamente con i cani degli altri. Però vi giuro, ogni tanto lo guardo e vi faccio. Così, la pazza. Comunque oggi è nuvolosissimo, raga, nuvolosissimo. Infatti adesso faccio colazione perché mi sono svegliata prestissimo, sono le 9. Perché oggi il signor fidanzato ha il fatidico esame. Vi giuro, non so quanto abbiamo aspettato questo giorno. Cioè, mi sembra una leggenda ormai, il fatidico esame. Super mega iper difficile perché non so come faccio a fare queste cose, devo essere onesta. A parte mi ha provato a far vedere gli appunti, ma. Primo, con tutto il bene. Voi vedete il coreano scritto magari in digitale? Ok, ma l'avete mai visto scritto a mano? E adesso per fortuna lui scrive bene perché scrive tutto ordinato, ma ci sono certe persone che scrivono tipo i medici, no? Non sai neanche riconoscere che lettera sia, quindi figurati se puoi provare a tradurre un minimo. Ho provato a cercare di capire, non che avessi altre aspettative. Soprattutto lui fa tutte quelle cose ovviamente con i numeri, essendo che lui fa l'ingegnere, ci sono tutti questi numeri, parentesi, io sono lì. Purtroppo in questo campo ho dei limiti. Anch'io ho dei limiti. E quindi insomma sì, mi sono svegliata presto. In realtà senza alcuna ragione. Cioè non è che dici mi sono messa la sveglia per cose. No, mi sono svegliata punto e basta. E poi dopo vado da Imart. A parte è un botto che non vado da Imart fisicamente. Perché l'ultima volta ho ordinato tutto online. Quindi vado prima perché devo prendere gli ossetti di Ami. Poi mi serve l'insalata perché giuro io la trovo solo da Imart. Io ho un mercato letteralmente qui vicino a casa che sta a 3 minuti a piedi. È un mercato tra l'altro super 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 carino. Quello dove compro i miei banchan bla bla bla, però non hanno l'insalata. Sarà che è una cosa più, non so, western. Quindi posso prendere solo da Imart, cioè anche volendo, perché dici al mercato sarà comunque migliore, no? Di qualità da che mondo a mondo. Non posso, quindi devo andare per forza lì. Ho questa voglia incessante di insalata, quindi me la andrò a prendere. Mi sono piastrata i capelli e qua adesso si può notare quanti colori io abbia in testa. Non so neanche come farvelo vedere. Qui c'è la mia ricrescita. Poi ci sono i pezzetti più chiari, come vedete qua, dove si era schiarito meglio. Io l'ultima volta che ho toccato i capelli, letteralmente, è l'ultima volta che sono andata in Italia. Dopodiché non ho più fatto colori e nulla. Infatti, quando io scherzo e dico mi sento pelata, letteralmente, perché tutta questa parte dei capelli è come se non si vedesse, perché io sono molto chiara di base. E in più questo colore è super rosso e la mia base invece è molto fredda. E infatti stavo proprio riguardando dei vecchi video dell'ultima volta che io ho avuto i capelli totalmente del mio colore naturale e stavo facendo una comparison. Guardate la differenza. Questo qui dove ho l'unghia è il mio colore naturale, questo è quello che ho adesso. Non fatevi mai i capelli scuri, tornassi indietro non lo farei. C'è stata un'esperienza perché magari poi quando tornerò e riuscirò a tornare al mio colore dirò è stato divertente. Al momento non penso che sia molto divertente. Ieri sera stavo anche parlando un posto che fa l'extension ai capelli qua e sono bravissime. Mi capitarono in un video su TikTok, poi le ho seguite su Instagram. In realtà, essendo che qua utilizzano tutti lo stesso metodo di extension, il risultato poi alla fine è più o meno sempre uguale, quindi può variare, diciamo, il prezzo, però per il resto la qualità del capello mi sembra sempre
sempre molto simile, l'applicazione simile. Le extension qui costano veramente poco perché la maggior parte delle ragazze le hanno, come l'operazione al naso, qua costa molto di meno perché è una cosa all'ordine del giorno, quindi ovviamente essendo più alta la richiesta è più basso il prezzo. Un pensierino ce lo farei, ma più che altro perché sì, i miei capelli mi si stanno indubbiamente allungando, insomma qua ci ricordiamo com'era la situazione, ma sono pochi, soprattutto vabbè poi quando li stiro, che ve lo dico a fare, da quando sono qua in Corea ne ho persi veramente tanti, e quindi sì, ci stavo facendo effettivamente un pensierino. Tutto dipenderà da come uscirà domani il colore, perché poi non mi va di mettermi delle extension che poi devo ricambiare, ricambiare ogni volta. Ho dovuto anche prendere l'auto perché stava pizzicando. Ho detto vabbè, torno indietro, prendo l'ombrello, perché è successo proprio mentre stavo uscendo. Beh, cappuccio e via, che stiamo a fare? Con l'ombrello in mezzo mentre fa la spesa, no. Io e il mio amore grado. Ovviamente il mio reparto no brand. Finendo di fare la spesa, stavolta ho ritrovato questi, guardate che carini. Magari metto a fuoco i mini cetriolini. E stavo portando anche queste patatine, sono buonissime. Con che coraggio qualcuno sotto i video mi scrive: Ila, ma tu dici sempre che c'è vento, ma non si vede. Io eccomi qua. Comunque ce l'ho fatta con tutte le mie cose, ora vi faccio vedere. Ho preso anche delle cose che non ho mai provato. Qua mi impazzisce per questi, che è lo snack che gli ho preso. Però l'altra volta ho preso queste bustine piccole divise. Stavolta ho detto, Achimo fa fada, ogni volta prendo quella da un chilo. Guardate come impazzisce. La vuoi? Siamo seduti? Bravissimi. Vai, portala in cuccia, corri! Eccola là, e si mette là. Vediamo cosa abbiamo preso. Darò colpo al ciclo. Questi sono tipo i digestive, però c'avevano tutta sta cosetta sopra. Poi ho preso questa funganza che non ce l'avevo. Questa da mangiare tipo la scottate leggermente in padella, la tagliate sottile sottile così lungo, buonissimo. Poi ormai lo sapete, le mie piadinelle, i cetriolini questi piccoli, un avocado che si deve ancora un po' maturare, però è bellissimo. Poi eccoli qua, gli ossetti. Un chilo di ossetti. Poi ho ripreso anche questo, che è il vanilla latte, che qua se ne sono rimasti un po', però ora ci aggiungo anche questi. Poi l'insalata, la mia salsa, questa dei ravioli. In realtà sarebbe tipo il dressing balsamico, ma io la uso al posto della salsa di soia, buonissima. Poi le patatine queste, le salviettine per il bagno. Questi li ho assaggiati l'altra volta, ragazzi, sono troppo buoni. Avevamo fatto gli assaggi con Giulia e Fra, ve le ricordate? Questa è la versione tipo piccantina. Poi ho ritrovato le mie super caramelle, yeah. E poi i miei favolosi Xiaolong Bao, questi qua io li amo. Mi sto adoperando per utilizzare un po' delle banane e ho fatto delle tortine di banane e cioccolato. In realtà sono semplicissime perché schiacciate le banane, ci mettete il cacao e poi se volete potete metterci un po' di avena o le gocce di cioccolato e vi viene fuori questo. Poi ho comprato questi mini stampini, sono troppo carini, da Daiso, che entrano proprio nella friggitrice d'aria. Adesso mi sciacquo l'insalata che ho comprato, così poi ce l'ho pronta. Solitamente a me piace lavare l'insalata e farci le bustine già tagliate appunto e lavate. Buongiorno ragazzi, spero mi sentirete perché ovviamente sono per strada quando mai. Comunque sono giusto in orario per andare dalla parrucchiera. Vi giuro, ho avuto l'esperienza più traumatica della mia vita in metro. Pensavo di rimanerci schiacciata, non sto scherzando. Comunque ho fatto in tempo a prepararmi, sono anche un po' truccata. Ora qua sono vicino a Cheongnam, che è una delle zone più ricche di tutti. Infatti stavo sempre a fare lavori perché giustamente c'hanno i soldi per farli. E sono arrivata adesso dalla parrucchiera, vi faccio vedere. Qui è il salone, eccolo qua. Mi sembra che parli in inglese, quindi dovrebbe essere facile. Vediamo che succede. In tutto ciò ho corso per prendere l'auto appena uscita dalla metro, che ripeto è stata un'esperienza. Io mi scordo sempre perché di solito non la prendo a quest'ora, che è pieno così, ma non hanno rispetto, no raga. Vi schiacciano come se fossi neanche una formica per strada, neanche quella. Abbiamo messo la terra in posa e ora questo è il vapore. Sono un po' spaventata perché non pensavo di ridiventare bionda, cioè non so se vedete, però tanto dopo dobbiamo tonalizzare. Ecco la pazza. Comunque non si sono rovinati tanto, perché li sento ancora morbidi. Però era un botto che non mi vedevo bionda. Guardate quanto schiarisce il mio colore. Sono appena uscita. Vi uso lo stesso specchio dell'andata. Per un attimo mi ero preso un colpo, ragazzi. Pensate fossi bionda. E invece, bellino però, eh?
però adesso vi racconto i pro e i contro. Intanto vi faccio un po' vedere meglio magari il colore, anche se sulla fronte mi si è tolto tutto. Però questo è il colore alla luce, ovviamente è un po' ancora rosso perché questo butta fuori quando si decolora. Staremo a vedere col tempo, io non so più che fare oltre questo. Comunque io ho notato una cosa, qua piazzano i capelli quando sono ancora umidi. Cioè io questa cosa non la capisco e ogni volta glielo ripeto. E loro tipo, oh no, non fa niente. Vabbè, non fa niente. Ok. Poi non usano le spazzole, le usano soltanto alla fine per ritoccare, per fare la parte del volume praticamente. Cos'altro che vi posso segnalare? Lavaggio bellissimo, super rilassante, mi hanno fatto il massaggio anche con la digitopressione, una cosa del genere, molto bello. I capelli non li sento rovinati, anzi, però staremo a vedere quando li lavo a casa perché dal parrucchiere è tutto bello. Poi li ho fatti fare lisci, li abbiamo pure un po' spuntacchiati, anche se non si nota, ma li abbiamo un po' spuntacchiati. Sono stata quasi 5 ore, infatti io sto facendo la pipì addosso e devo ancora pranzare, quindi adesso cercherò tipo un convenience store perché non mi vado andando da nessuna parte. Ah, un'altra cosa ecco che vi devo segnalare. Raga, non capisco perché, come fanno, com'è possibile? Asciugano i capelli con l'aria fredda. 5% aria calda, 95% aria fredda. Io non so com'è possibile. Comunque vabbè, adesso li vedete scuri perché ovviamente c'è la tinta che si deve scaricare. Pausa velocissima con uno dei miei sandwich preferiti. Questo qua è quello col cetriolo e il tacchino, credo. Ovviamente l'auto che dovevo prendere mi è passato davanti. Io c'ho una sfiga con gli autobus qui a Gangnam che voi non avete idea. Quindi devo aspettare 9 minuti e vado a casa di Ross. Prima devo far pipì, io mi scordo sempre quando faccio ciao. Mi scordo sempre di fare la pipì. Anche perché Stormy oggi si è operata, si è sterilizzata la patata. Quindi ovviamente non ci si può muovere, ci mancherebbe altro. E le andiamo a trovare. Se saprei che palesemente vicino alla casa di Rosalba c'è la mia. Cioè guardate, io questa casa, vi giuro, la vorrei solo perché è tutta nera. No raga, ma è tutta nera. Comunque sono arrivata, ci ho messo di più lì da Cheongnam per arrivare qui, che comunque è sempre Gangnam, che non a tornare a casa. C'è un'ora, c'era il traffico tutto bloccato, raga. Da Ruffatella, ecco il pazzerello. Mamma mia, la bimba tutta operata. È rimasta ferma, amore. La giornata del panino. Ragazzi, buongiorno. Sta risuonando un'altra volta l'allarme antincendio. Io non so più che devo fare. Il bello è che succede sempre il giorno dopo che viene il signor fidanzato. Che ogni volta penso, vedi, se avesse dormito qua ci saremmo svegliati con questo fantastico suono. E appunto è la seconda volta che succede. E quindi mi sono ricordata che pure l'altra volta avevo pensato sta roba. Quindi non lo so, lo prenderò come un segno. Comunque, io poi non so più se è un allarme vero, perché l'altra volta non era vero. Quindi adesso, comunque nel dubbio, mi sono un attimo rassettata e esco subito con Ami, perché cioè che altro fare? Io aspetto fuori, dovesse succedere qualcosa, aspetto che magari qualcuno scrive nel gruppo. Comunque, taglio corto, con l'occasione me ne vado al convenience store, visto che sto sempre nel famoso preciclo. Noi ci proviamo qualche snack del convenience store, perché io che devo fare? Non lo so. Ecco qui il cagnolino, oggi fa anche caldo, quindi senza vestitino. Questo è il mio convenience store di fiducia, che è bellissimo, ma adesso che ci passerò dopo. Ora non riesco a mangiare con l'ansia di questa cosa. Vi giuro, ogni volta mi prende l'ansia. Ma sapete perché? A parte sarei felice se facesse un pochino più freschetto, almeno posso ricominciare a prendere il mio gelatino self-service. Non che io in inverno disdegni, però. Quello di cui ho paura è se succedesse uno dei giorni in cui io sono fuori e c'è Ami da solo. Cioè questo, vi giuro, è l'ansia penso più grande della mia vita proprio. Succede qualsiasi cosa, il cane sta da solo. Cioè dovrei tornare tipo in 30 secondi, ma nessuno invia un avviso di qualche tipo che tipo sta suonando, no? Nell'appartamento, non lo so. Cioè io sono la prima che ha scritto sul gruppo e ho aspettato pure una ventina di minuti, forse pure troppo. Quindi ora vediamo, perché mi sento che mi stanno arrivando i messaggi. A quanto pare non c'è nessun incendio, ma qualcuno al primo piano ha tipo aperto la valvola di qualcosa che non ho ben capito, che ho cercato di tradurre, ma insomma è sempre abbastanza relativo. Quindi grazie al mio messaggio abbiamo salvato le orecchie di qualcuno, forse. Che vi giuro poi è squillante, giustamente, però capite. Quindi adesso abbiamo fatto il nostro giretto. Io e Ami ce ne torniamo a casa. C'è un piccione che sta mangiando il vomito di qualcuno. Bellissimo. Ami, magari non lo prendiamo lui, ragazzi.
però la Corea è un posto idilliaco a quanto pare. Quello svomitazzo per terra dopo i sabati sera. Ah, però quella è la tua pipì, l'hai fatta prima tu, non mi sembra il caso di riodorarla, sempre tu sei. E quindi niente, anche questo caso è stato sventato. Adesso lascio Ami. Comunque questa è la mondezza del mio appartamento. Perché buttate il Kim Taehyung? Perché buttate il Kim Taehyung? Voglio sapere. Io non ci vado mai ovviamente da Compost Coffee perché non lo bevo. Però lo prenderei solo per avere qualcosa, la gente lo butta. Che brutte persone, non si butta il Kim Taehyung. E poi io adoro, vi giuro, c'è questo tipo col casco di Spider-Man. Ma quanto è figo. Sto continuando a tradurre i messaggi che mandano, raga, io non ce la posso fare. I vigili del fuoco non rispondono al telefono, forse perché è domenica. Ma tu sei un vigile del fuoco? Ma scusami, ma non dovresti, cioè, distinguere i giorni della settimana? Che vuol dire domenica? Oggi non lavoriamo, perché la domenica si sa, non succede nulla. Non so se voglio saperlo. L'importante è che io abbia ancora le mie orecchie sane. Ma prima di riuscire, che adesso mi è stato tutto spazzolato, pulito, profumato. Sta aspettando un biscotto, però. Sta aspettando uno snecchino. Quale ti diamo oggi? Vediamo. Oggi diamo questo snecchino. Sarebbe la pelle di pesce disidratata. È fatta così. Ora si vedrà. Ci. Dicevo, prima di riuscire vi do un aggiornamento. Il mio mega succhiotto dietro la schiena. Guardate, oggi sono così. Questo e questo, che è sempre quello peggiore, sta diventando un marroncino. E tra l'altro, ecco, avevo detto che vi dovevo raccontare cosa ho fatto ieri. C'è stato un giorno di pausa perché appunto sono stata così mio fidanzato. Non ha senso vloggare quando sono con lui, soprattutto se non usciamo e facciamo cose. Siamo stati a casa, abbiamo preso il pollo fritto e ho iniziato a vedere il programma quello su Netflix che si chiama Fisicamente, da 1 a 100, non lo so, vabbè, quello lì. Poi lui ha iniziato che si è sentito poco bene e apparentemente stamattina è uscito fuori che ha una tonsillite. Non ci si annoia. Sono giorni che mi bazzica in realtà l'idea di mettere l'extension. E alla fine ho prenotato e poi vi porterò con me e vi farò vedere. Dovevo cercare di schiarire ancora un pochino la tinta che mi avevano fatto appunto quando sono stata al parrucchiere. Io di solito non lavo mai i capelli, un giorno sì, un giorno no, stavolta l'ho fatto per appunto cercare di schiarire e effettivamente vedete adesso sembrano molto più chiari, insomma. Poi continueranno a schiarirsi perché io anche quando ho fatto i capelli, quando stavo in Italia, che li ho schiariti la prima volta, erano completamente diversi da come poi erano adesso, 3 mesi dopo, senza averci fatto più nulla, solo lavandoli. Quindi ovviamente poi cambieranno, però vi faccio già vedere la differenza. Questi sono adesso con il flash e questo invece è il colore prima con la luce del sole. Guardate la differenza dei toni, quindi direi che ci stiamo avvicinando. Contatevi, ricordo che questo è il mio colore naturale, ce ne vuole ancora un po', però vedremo. Detto questo, adesso esco, mi compro il mio snack. Pensavo di prendere cose un po' più emozionanti, ma è sempre lo stesso discorso. Mi sono scordata che è domenica effettivamente, quindi c'era poco e niente. Allora, ho preso i gelati, devo dire. E tutta questa roba l'ho presa per la modica cifra di 3,30 euro più o meno. Uno è con le arachidi, questo è uno dei miei preferiti, segnatevelo. Poi questo qua è quello famosissimo al melo, eccolo qua. E poi questo io lo amo, che è quello tipo con la castella, che è la torta quella giapponese, buonissima. Questi biscotti li ama la mia amica Francesca, quindi ogni volta che li trovo me li tengo, così poi quando è glieli porterò via qua. Proviamo questo, visto che è l'unica cosa praticamente che posso assaggiare di diverso, perché per il resto l'ho già provato e non c'era veramente nulla. C'erano dei mochi, ragazzi, ecco come mi ispirava, dei mochi con all'esterno la granella di biscotto e dentro il latte, penso sia latte tipo condensato. Io impazzisco. E a volte vendono dei mochi che sono al cioccolato, ma dentro hanno anche le pepite di cioccolato e voi vi scoppiettano sotto i denti, non sapete che guilty pleasure. Il problema è che è proprio un guilty pleasure perché io non lo trovo mai. L'ho trovato una volta in aeroporto e una volta l'ho trovato al 7-Eleven, quello di Yoido, quindi sulle River. Basta, fine. Questo qua è la barrettina. Tra l'altro non so se hanno questo tipo di barrettina in Italia. Fatemi sapere.
Cioè, che sia ben chiaro, sa solo di cioccolato, eh. Dentro ci potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Mi sono un po' messa ad editare il video, ho portato già Ami, ho anche fatto la cena che non vi ho ripreso perché, raga, quando sono cose così inutili non ha senso. Cioè, mi sono fatta l'insalata con il cetriolo e degli hamburgini che ho preso tipo di pollo. Molto buoni, anzi questi ve li faccio vedere che li ho presi su Coupang. Che tra l'altro mi fa troppo ridere quando qualcuno mi chiede: ma come posso ordinare su Coupang dall'Italia? Raga, non si può, è una cosa soltanto coreana. Magari in tutto il resto del mondo, non lo so, hanno Amazon, che ti devo dire, America, Italia, eccetera, eccetera. Qui non c'è. Però attenzione, perché si può ordinare, perché io mi ricordo che Jenna aveva preso qualcosa. Ci sono stati mille problemi, alla fine è arrivato tipo 2 mesi dopo. Però comunque, vabbè, però di base non ce l'hanno questa cosa. E vabbè, comunque sto guardando Teen Wolf. Sono arrivata alla 3ª stagione, 16° episodio. Cioè io non lo so veramente. Me le mando queste serie di TV. E non mi ricordavo che Teen Wolf fosse una serie così corta, perché le prime stagioni sono tipo 12 episodi. È pochissimo, figuratevi. Comunque ho acceso anche un po' il riscaldamento. Prima cosa perché ho steso un sacco di lavatrici. Ho fatto i bianchi, i neri e i colori. Io divento pazza purtroppo da quando vivo qua. Prima di andare via da sola io non ho mai fatto la lavatrice. E vabbè, quello l'abbiamo risolto perché è molto semplice, l'abbiamo capito. Poi tra l'altro mi avete anche aiutato voi a capirlo, perché io mettevo tipo le cose sbagliate nel cestinello dei detersivi. Scambiavo l'ammorbidente col detersivo, quindi facevo il lavaggio con l'ammorbidente e poi mettevo al detersivo. Vabbè, quindi risolto anche quello. Ho trovato un trucchetto su TikTok che dice di fare il lavaggio con solo il detersivo senza mettere ammorbidente e poi fare il risciacquo più lavaggio con l'ammorbidente. In questo modo l'odore rimane bello pregno nei vestiti. E quindi sto provando anche questa cosa. Il problema è che le case coreane, soprattutto d'inverno, perché poi d'estate, ragazzi, cioè i vestiti io mi ricordo che si asciugavano in 3 ore. Ci vuole una vita per asciugarli. A volte metto il riscaldamento solo per questo, perché poi io faccio tipo avanti e indietro, li metto un po' fuori, un po' dentro, un po' a un casino. E a volte rimane sto odore di umido. Io non so se avete consigli, qualcuno mi dica, perché io vi giuro le provo tutte, ma le cose con i materiali più pesanti rimangono impregnate e quando prendono quell'odore, cioè proprio un odore di umido. Poi qui c'è riscaldamento a pavimento ovviamente, e infatti Ami, come potete notare, si mette lì, che è l'unico pezzo dove non c'è il riscaldamento a pavimento. E quindi insomma qua vedete tutte le cose stese, tra l'altro pure sta cosa qua del letto, ce l'avevo nel cestello dei panni da non si sa quanti giorni, quindi era ora. Questa in realtà si asciuga molto velocemente, infatti questa domani già lo posso mettere a posto. Mentre invece quello che ho preso da Coupang sono questi. Ho preso sia questi, vedete sono tipo hamburgini di pollo, sia questi che sono quelli di manzo. Sono molto buoni e alla fine sono carini da avere, perché così non devo star a comprare la carne, le cose, quindi ogni tanto ci sto. Perché poi ve l'ho detto, io non mangio tantissima carne, non impazzisco, non vado al barbecue da una vita. Infatti devo dirlo al signor fidanzato, dopo che si opererà, per togliersi le tonsille. No, io ho detto almeno fallo d'estate e poi mangio gelati. Il barbecue non c'entra niente, indipendentemente tonsille o no, prossima volta ci dobbiamo andare. È una vita che ancora dobbiamo andare, shabu shabu dell'orsettini, perché c'è questo posto che fa gli orsettini di brodo e poi ovviamente si sciolgono, no, piano piano. Dobbiamo andarci forse 2 mesi fa. Voi ci siete andati? No, perché se non ve ci ho portato io, con chi ci siete andati, giustamente, e quindi ci andremo. Comunque prima ho anche fatto questo esperimento, perché ho questo barattolo dei pickle cucumber che io adoro, però ho provato a mixarli, ho provato a metterci, vedete, questi qua più verdi, quelli piccolini che avevo, e sono buonissimi. Perché ho detto, vabbè, riutilizziamo il liquido, magari è una cosa tipo cancerogena, però vabbè, ma io morì mangiando i cetriolini sott'aceto, che comunque non provarci mai. Poi mi devo fare la skincare, devo anche farmi la doccia. Altra cosa, prima sono impazzita perché sono tornata da Ami, oggi anche ho fatto uscire 2 volte, ogni tanto sta alla finestra e comincia a fare... Io impazzisco se lo sento così, e quindi ovviamente lo porto fuori. Quindi sono tornata, mi sono ricordata che l'altro giorno, prima cosa, ho tagliato la tendina delle finestre della camera, perché è rimasta una lunga, una corta. Ho detto vabbè, ma la taglio con lo scotch, tipo mi appiccico la parte finale, cioè proprio così. E poi, sempre perché queste case sono molto umide, vicino alla finestra si forma tutta una condensina che a lungo andare forma una sorta di... Non è neanche una muffa, perché attenzione, non è la muffa quella che fa male, però è una sporcizietta. Adesso vi faccio vedere. Vedete questa
cosina che si forma qui, proprio sulle giunture. Forse si vede anche qui. Anche perché da quando mi sono trasferita, che era maggio credo, non mi ricordo perché poi l'ho pure visto prima il contratto, vabbè. Comunque è quasi un anno, io non ho ancora mai pulito le finestre, soprattutto la parte interna. Ma perché qui c'hanno 800 strati, cioè va là a pulire tutte dentro le finestre. Quindi è l'unica cosa che non ho mai pulito bene a fondo. Ora mi rimane solo questa del salone, perché questa della camera l'ho pulita. Ora vedete, questa è la situazione. Queste sono le tendine magiche. E prima appunto erano lunghe per di qua, e adesso con lo scotch le ho bloccate così. Quindi adesso non so come farvi vedere, ma ho pulito completamente qui. Vedete che adesso è tutto pulito, prima era tutto sporchino. Quindi niente, sono impazzita. Però quando impazzisco io le cose le faccio bene. Soddisfatta comunque. Adesso vi darò la buonanotte, perché come vi ho detto farò la doccia, skin care, poi andrò a dormire e vedremo cosa ci riservano i prossimi giorni.